and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Walk all over you. La crisi greca, le borse sono in caduto e il Corriere della Sera titola in prima pagina Tsipras spera nell'aiuto di Merkel. Il titolo del Corriere della Sera è degno del Mincul Pop, del Ministero della Cultura Popolare di Mussolini, perché è un'opera di disinformazione vera. Noi abbiamo la situazione greca che è stata portata al disastro dalle politiche volute dalla Merkel, che hanno aggravato il debito pubblico greco e hanno permesso alle banche, in particolare tedesche, ma non solo, di arricchirsi sugli interessi pagati dai greci. La Grecia pone un problema molto semplice: le ricette volute dall'Europa, dalla cosiddetta Troica, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Merkel, dalla Banca Centrale, hanno prodotto il disastro. La Grecia, per come è messa oggi, non è in grado di uscire e quindi la Grecia chiede di ricontrattare il debito in un modo che sarebbe utile per tutti i paesi europei, e cioè facendo sì che la Banca Centrale Europea acquisisca una parte del debito pubblico di tutti i paesi europei. Questo sarebbe facilissimo da fare, basterebbe una decisione in tal senso, permetterebbe di togliere gli stati dalle mani degli speculatori e di uscire dalle politiche di austerità. E non si dica che non è possibile, perché ad esempio gli Stati Uniti hanno fatto esattamente questo con quello che chiamano il quantitative easing, cioè il fatto che la Federal Reserve ha prestato al governo degli Stati Uniti a tasso di interesse zero 4.500 miliardi di dollari. Questo dovrebbe fare anche la Banca Centrale Europea. La Grecia pone il problema che per uscire da questa situazione c'è bisogno di una decisione politica che esca dalle politiche di austerità. È esattamente questo il nodo che è in corso. Quindi non c'è nessun favore che chiede la Grecia alla Merkel. La Merkel è parte del problema, anzi l'ha generato il problema. Il problema che pongono i greci è di smetterla con le politiche di austerità come condizione per far uscire la Grecia, ma anche gli altri paesi, dallo stato di catatonico in cui siamo finiti. Voglio ricordare che la Grecia ha molti disoccupati, in Europa ce ne sono 35 milioni, quindi la Grecia è la punta dell'iceberg di una politica sbagliata, non è un caso isolato. Come mai non si vuol capire che debbono essere cambiate le politiche economiche in Europa? Cioè, dov'è il nodo gordiano che non fa capire che ormai fare denaro con la finanza non può essere una soluzione e che il problema tecnologico, se non affrontato, creerà ancora più disparità per le popolazioni e per tutti i paesi? A Davos dissero che l'1% era il padrone del mondo. Il motivo è un motivo di potere e di egoismo, cioè chi ha il potere in mano è quell'1% che si è arricchito moltissimo con la speculazione e la finanza, non vuole assolutamente mollarlo e quindi non gliene frega niente che decine di milioni di persone soffrano, stiano male, si uccidano, non gliene frega assolutamente nulla. Loro continuano con delle politiche che accentuano e accrescono il loro potere, come si vede anche adesso. In più c'è un secondo elemento: in Germania, che ha una popolazione di età medio-alta, c'è stata la costruzione dei fondi pensione integrativi, che sono basati sulla speculazione, e questi fondi se dessero, diciamo, una modifica delle politiche europee che non mette più al centro il tema della speculazione, sarebbero destinati a rendere di meno. Noi abbiamo la Merkel che semplicemente, per mantenere il consenso elettorale,
col suo blocco sociale, non se ne frega niente di distruggere l'economia europea e continua su questa strada. Per cui perché si fa questa follia? Perché c'è abbastanza gente che ha interesse a mantenere questa follia, e questi che hanno interesse a mantenere questa follia sono quelli che hanno il potere. Il potere non ce l'ha il governo greco, ce l'ha il governo tedesco, il potere non ce l'hanno i 35 milioni di disoccupati, ce l'hanno le poche decine di migliaia di finanzieri, banchieri e quant'altro. Questo è il problema. Le chiedo l'ultima risposta. Lei ha scritto un libro per i tipi della deriva a Prodi, La truffa del debito pubblico. Tra i tanti capitoli tutti interessanti c'è la nuova truffa, il TTIP, la NATO economica, ricordiamo il Transatlantic Trade and Investment Partnership, bloccato dai democratici e dai repubblicani negli Stati Uniti anche per quella parte che riguarda il Pacifico. Che cosa sta accadendo? Le stesse classi dominanti, quell'1% di popolazione straricca, che sono manager, proprietari, banchieri, questi signori che comandano, insomma, dalla Merkel a Obama, ai Rothschild, ai Monti, ai Draghi, ai capitalisti cinesi, giapponesi, insomma, questo 1% che comanda nel mondo, dopo aver lavorato su una globalizzazione senza regole, e si sono messi in parte a litigare tra di loro e in più vogliono accentuare l'assenza di regole. E nello specifico gli Stati Uniti stanno cercando di fare due trattati di libero scambio, di libero investimento, uno sull'area del Pacifico e l'altro sull'area dell'Atlantico, che distruggerebbero ulteriormente le regole, ad esempio obbligherebbero qualsiasi Stato a mettere a gara tutti i servizi, ci sarebbe la privatizzazione integrale del welfare. Questo TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, è un modo per togliere ulteriormente potere agli Stati e ai popoli, per demolire la sovranità dei popoli e mettere completamente il potere in mano alle multinazionali e alle grandi banche. Il vero progetto che sta andando avanti, può sembrare una roba da matti dirlo, ma è esattamente così, è di tornare a prima della Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese ha detto che i popoli erano sovrani e che non c'era il re che poteva scegliere lui, che i popoli dovevano decidere, e qui stiamo tornando all'ancien regime, semplicemente non c'è il re, ci sono le multinazionali e le banche, e il popolo però non deve più essere sovrano. Questa è la cosa che stanno provando a fare, quindi fare trattati che ingabbino gli stati in modo che gli stati possano muoversi solo dentro le regole volute dalle multinazionali. Questa è l'enormità che sta accadendo nel disinteresse dei mezzi di comunicazione, che essendo di proprietà degli stessi che stanno facendo questa roba, e basta guardare in Italia, ovviamente non allertano la gente. Ci fanno discutere tutti i giorni dei migranti come se quello fosse il problema significativo, e non discutiamo delle cose serie su cui ci stanno demolendo la possibilità di vivere civilmente nei prossimi decenni. Ora Madrid, Madrid e Barcellona, due sindaco donna, ci può essere in Italia, ci potrà essere in Italia questo movimento che in questo momento è interpretato dal Movimento 5 Stelle, ma la coalizione sociale di Landini credo che si stia preparando per creare una nuova realtà sociale che parte proprio dalle fabbriche, che deve partire dalla società che lavora e dai disoccupati. Ma diciamo, a Barcellona e a Madrid c'è stata una cosa importante, che i movimenti sociali, a partire dal movimento di lotta per la casa, hanno costruito coalizioni che hanno visto insieme sia le parti sociali, intesi come i movimenti sociali, sia le forze politiche, Podemos, Izquierda Unida, Iniziativa per Catalunya e quant'altro. E in Italia invece abbiamo Landini che dice che non bisogna occuparsi della rappresentanza politica, o meglio che lui non se ne vuole occupare, e il 5 Stelle che non discute con nessuno. Per questo io penso che c'è bisogno invece di costruire una sinistra che sia sociale, culturale, politica, che metta assieme le cose che la crisi e le politiche neoliberiste dividono, e questo stiamo cercando di fare discutendo e lavorando con SEL, con Civati, per cercare di costruire un soggetto di sinistra che abbia queste caratteristiche. L'enciclica Laudato Si, in difesa della terra e dei poveri, questo Papa che viene dalla parte povera del mondo, i grandi della terra lo ascolteranno
o diventerà anche questa una riflessione che poi verrà lasciata? Io non li chiamerei i grandi della terra, li chiamerei coloro che dominano la terra. Non lo ascolteranno perché quelli ascoltano le multinazionali e la logica del profitto, come dicevamo prima. Mi sembra del tutto condivisibile il tema secondo cui noi siamo chiamati, come dire, ad amministrare la terra, e dobbiamo non distruggerla, ma dobbiamo gestirla al meglio, e quindi il problema della riconversione ecologica e del rispetto ambientale. Quindi completamente d'accordo sull'indirizzo, così come sono d'accordo sul versante della difesa dei diritti dei più deboli. Mi trovo in larga sintonia con il Papa, salvo che su un punto, che io penso che i diritti che lui pensa che esistano per i maschi debbano esistere per tutti, anche per le donne o per qualsiasi orientamento sessuale. Invece lui li restringe ai maschi dell'Homo sapiens, invece io credo che siano per tutti, ma al netto di quello, su tante altre cose mi trovo molto in sintonia. So che lei vedrà Varoufakis prossimamente, l'avremo qui ancora ai nostri microfoni per fare un commento complessivo e riprendere tutti i temi che oggi sono sull'agenda del nostro paese, soprattutto quelli che non vengono espressi e che vengono celati o obliati dalla stampa di regime, tra virgolette. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned.